Ciao a tutti, come avete letto dal titolo vi mostro come ho modificato un classico letto, in questo caso dell'IKEA, in un lettino in stile Montessori. Stiamo piano piano facendo abituare Amélie dal lettino con le classiche sbarre a questa tipologia di letto, quindi sarà sicuramente una cosa graduale. Quindi per esempio per ora dormivi solo il pomeriggio, anche perché ancora di notte fa tanti risvegli e quindi è una cosa che richiede tempo. Vi faccio vedere tutti i passaggi, se avete ovviamente qualche dubbio o comunque qualche domanda scrivetela qua sotto con un commento. Ecco qui il mio lettino IKEA, questa qui è la testata, qui è la parte dei piedi e poi ci sono le assi. Come vedete io lo sto colorando e utilizzo questo colore della marca Pagliarita. Per realizzare il mio letto Montessori andrò a tagliare le gambe, quindi taglierò le gambe del mio lettino, quindi sia della testata che dalla parte dei piedi, e ho misurato 2 cm sia da una parte che dall'altra, e quindi ora posso andare ad effettuare il taglio. Per effettuare il taglio vado ad utilizzare un seghetto alternativo con la lama, ovviamente per il legno. Ho finito di colorare tutte le mie parti e ora procedo con il montaggio del lettino. Ecco qui il nuovo lettino di Amélie modificato. Io penso che andrò poi anche a colorare il cagnolino, in questo caso di bianco, però quello lo farò successivamente. Ho messo, come vedete, anche dei paracolpi piccolini che vendono all'IKEA, che si utilizzano per le culle, solo per evitare che perda il ciuccio mentre dorma, magari girandosi lo fa cadere. E poi sicuramente per il primo periodo, oltre al tappeto, metterò magari anche un cuscino sotto per evitare ovviamente che cadendo si possa far male. Quindi comunque piano piano, ovviamente, quando vedrò che lei sarà pronta, andrò poi a togliere anche i cuscini. Bene, io vi ho mostrato il risultato finale. Se volete vedere ovviamente anche il tour della cameretta, ho fatto un video qualche mese fa, quindi vi lascio il link e anche nell'info box. Spero che il video vi sia ovviamente utile, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!